Il traffico, l'alta velocità sulla strada caorsana e la messa in sicurezza degli argini del Nura e dei canali sono le ferite aperte di Roncaglia, mentre a Borghetto il cavalcaferrovia presenta gravi cedimenti nel sottofondo e lo svincolo della via Emilia è molto pericoloso. Sono queste le principali criticità emerse durante la penultima assemblea delle frazioni che ha toccato le problematiche legate a Borghetto, a Roncaglia e a Lemose. Ecco il parere di alcuni dei residenti che hanno partecipato all'assemblea. Ad oggi purtroppo non sono state fatte lavorazioni significative da parte degli enti, sia della Regione che dell'AIPO, come interventi riqualificativi e a garanzia del territorio. Gli altri problemi sono la viabilità, che purtroppo qui Roncaglia è molto declassata anche per gli immobili e tutto da un discorso stradale che se uno deve andare in farmacia attraversa rischia di andare sotto un camion e quindi anche questo deve essere risolto. Voce è stata data anche agli abitanti di Borghetto che hanno stilato un lungo elenco di priorità. A Borghetto principalmente vediamo dei problemi di viabilità, ad esempio c'è il cavalcaferrovia che sta cedendo ed è molto pericoloso, ci sono problemi di passaggio di mezzi pesanti su delle strade che non sono adatte al loro passaggio, problemi legati alla prostituzione e anche a furti, quindi si chiede maggior sicurezza e poi anche un miglioramento delle situazioni del paese a livello di verde, di finiture, di attrezzature. Ecco. Sono tanti gli abitanti che hanno già fatto richieste per risarcimenti che però si contano davvero con il contagocce. Sono stato penalizzato anch'io perché purtroppo non si è ancora visto quello che avevano promesso, tante promesse però stiamo facendo tutte le domande, tutte sia private che io ho anche un'azienda, anche per le aziende, però per adesso siamo ancora in grave difficoltà perché per andare avanti un'azienda purtroppo ci sono tanti soldi di cui non li abbiamo avuto. Dopo questa alluvione noi siamo proprio rimasti gli ultimi. Quanti danni ha avuto? E noi tanti, superiamo i 100.000 euro, 150. E non ha ancora visto niente? No, abbiamo visto solo i 6.000 euro, quelli del comune di Piacenza, inizialmente, e poi non abbiamo più visto niente. Dal canto suo il sindaco Patrizia Barbieri ha confermato di conoscere bene la realtà della zona. Questa è una frazione che ha pagato tanto con l'alluvione, sappiamo la sofferenza che c'è stata per questa parte, diciamo così, del nostro territorio. È comunque una frazione che tra l'altro è caratterizzata anche da passaggi di camion che rendono difficoltoso l'attraversamento, quindi le problematiche di questa zona sono tante, sono davvero notevoli e in ogni caso, voglio dire, siamo proprio qui stasera per un confronto con la popolazione il più costruttivo possibile per la ricerca e la condivisione su soluzioni che possono portare respiro a questa frazione.